Milano, l'inglese Lee Pardy, idolo locale. Tanti anni di differenza tra i due, 26 anni per Pardy, 39 per il nostro Leo Buldu. Ecco che entra nell'arena Lee Pardy, sfidante di Leonard Buldu. Allora ricordiamo, per Lee Pardy 20 vittorie, di cui 13 per KO, 4 sconfitte, di cui una per KO e un match pari. È inglese, è alto 1,70 m e arriva da una sconfitta nel mese di maggio contro Devon Alexander. Non è stato un passaggio facile per lui quello contro Alexander. No, per il titolo del mondo, combattevano solo che... Ricordiamo che Pardy in quest'ultimo match aveva affrontato e ha perso alla settima ripresa per abbandono il campione mondiale dei pesi welter IBF, Devon Alexander. In quell'occasione Pardy però, chiamato all'ultimo minuto a sostituire l'avversario designato, cioè Brook, insomma non era proprio in grande spolvero, non era riuscito a fare il peso per tentare il mondiale, e poi ha finito per soccombere sotto le serie potentissime del campione. Pardy dice: in questa occasione io sono un altro pugile, mi sono presentato in maniera completamente diversa. E Pardy, anche con un po' di spavalderia, mentre vediamo l'ingresso del nostro Buldu, dice: sì, io so che Buldu parte come favorito, i bookmakers inglesi, che insomma non sono mai teneri, lo danno favorito 8-11. Comunque Leonard Buldu ha dimostrato di essere un pugile nonostante i suoi 39 anni, in crescita, è maturato molto, ha un grande maestro all'angolo, Alessandro Moncinelli, che gli infonde grande tranquillità, grande sicurezza. Io penso che Leonard possa confermarsi campione europeo se combatterà come ha fatto nelle ultime difese del campionato europeo. Ricordiamo che lo sfidante ufficiale è Gianluca Branco. Certo. E quindi un'eventuale vittoria di Leonard consentirebbe un derby che in Italia sarebbe sentitissimo. Hai ragione, perché in effetti il match tra Buldu e Branco era previsto per il 21 dicembre. Però insomma, Buldu ha voluto fare questa difesa volontaria contro Lee Pardy, e quindi sarà rinviato al nuovo anno questo incrocio tra Buldu e Gianluca Branco, che è insomma lo sfidante ufficiale, e sarebbe sicuramente un bel incontro, no? Sarebbe un match di grande interesse. Buldu sarebbe più giovane di Branco, perché Branco è del 70, quindi ha 43 anni, è un veterano del ring, ha incontrato personaggi importanti del pugilato mondiale come Gatti e Cotto, e quindi penso che Leonard Buldu stasera metterà sul ring tutta la sua classe, il suo temperamento. È un pugile, te l'ho detto, che è in crescita, ha dimostrato nelle ultime difese di fare anche male quando va a segno. C'ha un colpo che è formidabile, che è il montante, che porta con grande disinvoltura al fegato e alla milza dell'avversario, con i quali ha chiuso gli ultimi combattimenti. Però la domanda che di sicuro da casa si staranno facendo in questo momento: abbiamo parlato di Simona Galassi, 41 anni, sembra una ragazzina nel fisico e per la grande voglia di combattere che ha. Fragomeni, che si va a giocare un mondiale alla grande a 44 anni, adesso 39 anni, lo vedete Buldu, anche qui al fisico di un ventenne. Ma cos'è cambiato nel mondo dello sport, soprattutto nel mondo della box, quando, consentimi il termine, ai tuoi tempi? Ed eccolo qua, vediamo, questi sono i giudici, un francese, un irlandese, un montenegrino. Cos'è cambiato rispetto ai tuoi tempi, a quelli del tuo grande babbo? Vediamo Jürgen Langos, l'arbitro, un tedesco.
quando un pugile è già arrivato, anche quelli di Benvenuti, quando un pugile è arrivato ai 31, 32, 33 anni già era considerato vecchio. In Italia si faceva ridere perché a 29 anni eri giovane, a 30 anni diventavi improvvisamente vecchio. Quindi era, mio padre arrivò allora a 37 anni e veniva con 87 incontri all'attivo, però. E che incontri e con che avversari? E veniva studiato, capito, dai preparatori atletici, dai medici, perché non sembrava già un miracolo di longevità. 37, scusami. Poi insomma, ai miei tempi ho finito la mia carriera a 37 anni, pensa che una volta ti toglievano la tessera a 35 anni, andavi avanti con una proroga se avevi un titolo in mano, appena perdevi il titolo ti toglievano la tessera. Poi c'è stata una proroga a 40 anni, addirittura adesso si può andare senza limiti d'età. Sono, come tutta la vita si è allungata, la giornaliera, la vita fisiologica dell'uomo, e anche la vita dell'atleta si allunga. Dall'altro capo bisogna anche dire che non ci sono i ragazzi di 20 anni in Italia, per una scelta politica federale che predilige il dilettantismo al professionismo, quindi questi ragazzi rimangano dilettanti e con la sicurezza dello stipendio, dei premi torneo, dei contributi del CONI, cioè, della federazione. Che tu dici è giusto da un lato, però tende a privilegiare, tu dici, certo, più l'attività dilettantistica. Viene penalizzato il professionismo. Io che ho fatto il pugilato e sono passato professionista a 18 anni, penso che sia un ciclo naturale quello passaggio dal dilettantismo al professionismo, e invece in Italia in questi ultimi anni è venuto a mancare. Attenzione, va bene, adesso antiche rivalità tra dilettanti e professionisti, ma adesso tutta l'attenzione su Leonard Bundu in pantaloncini bianchi contro Lee Pardy, idolo inglese, contro il nostro pugile che mette in palio ed è la sua bellissimo della sua quinta difesa. Inizia subito alla grande forte. Che serie, ragazzi, pochi secondi, e guardate come va subito con quel sinistro a cercare il fegato senza paura contro l'inglese. E qui si vede tutta l'esperienza, la forza e la capacità di un pugile che va lì a giocarsi il titolo, ma vuole andarselo a giocare da protagonista assoluto e fin dalla primissima ripresa. Che incontro, Alessandro! Sta dimostrando di avere grande personalità, sa che combatte all'estero, sa che deve vincere in maniera molto netta per portare via il verdetto, e mai ho visto Leonard Bundu iniziare i combattimenti in questa maniera. Comunque questo è sintomo di grande personalità, di grande sicurezza. Tu l'hai visto diverse volte, no? L'ho visto tante volte. Che tipo di pugile è? È un pugile bellissimo, questa è una grandissima velocità di esecuzione. Mamma mia, Montante poi manda subito fuori misura il suo avversario, che cerca in qualche maniera di reagire, rispondere, ma incassa bene, prova a ridere, risponde, ma io direi è un riso amaro dopo i colpi che ha preso. Mamma mia, che inizio di match. Alessandro, scusami se ti ho interrotto, cosa dicevi? No, sta dimostrando quella personalità che il pugile deve avere, soprattutto all'estero. Fa capire che il campione è lui, bellissimo questo montante sinistro, vedi come poi cambia guardia, si mette a volte in guardia mancina, sì, col destro proteso in avanti, altre volte in guardia normale con il sinistro lo in avanti. Lo fa spesso lui, perché con questo continuo cambio di guardia? Ma è una te? Cosa naturale, che gli viene naturale, sì, cambia guardia, lo fa molto bene. E devo dire anche che sta scendendo nel piano del combattimento, che preferisce l'inglese alla corta distanza. Perché lo fa secondo te? Tu mi hai detto, non l'ho mai visto iniziare così. Ma lo sta facendo probabilmente per dimostrare che anche su quel terreno lui è più forte di Pardy. Bellissimo questo calcio sinistro d'incontro, mamma mia, ne ha presi Pardy, reagisce. Prova a sorridere, anche se spesso insomma il pugile quando prende il colpo e lo sente cerca un po' di, come dire, dissimulare la portata del colpo. Bellissimo questo diretto sinistro. Che inizio di ripresa, sì, e gli dice ridi, io intanto te ne metto un altro. E continua incessante, deve stare un po' attento a Lee Pardy, che con quella testa lì non vorrei che gli giocasse qualche brutto scherzo da qui in avanti. Vedi come continua quasi porta sempre in avanti e poi deve stare attento ai calci. Bellissimo di Pardy. Bellissimo anche questo diretto sinistro. Vedi, risponde, porta questi ganci. Ganci, ma hai visto, ha preso il primo, poi subito lo ha messo fuori, lo ha portato fuori bersaglio e risponde. Due mani per lui, si avvicina, poi
torna a ristabilire le distanze, prova col sinistro, ancora Pardi, poi combinazione e suona il gong per una ripresa, io direi bellissima ripresa naturalmente a favore di Bundo, a favore di Leonard Bundo. Ha fatto una ripresa a un altissimo ritmo, ha iniziato come tutti forse non ci aspettavamo, ha preso l'iniziativa in maniera chiara dimostrando una personalità impressionante. Mi ricorda, guarda, un mese, se te lo ricordi, un grandissimo mese del passato, Hagler contro Thomas Hintz. Chi non se lo ricorda? E quando partì all'attacco per sorprendere l'avversario, quando tutti, probabilmente gli esperti del pugilato, pensavano a una tattica diversa. Rivediamo, guarda qui che gli fa queste smorfie e lui dice sì, ridi. Mamma mia! Può correre qualche rischio, secondo te, ad accettare la sfida così aperta del suo avversario? Un avversario che, guardate qui, gli apre direttamente i guantoni. Poi voglio vedere se ride ancora questo Lippardi, se continua a prendere sti colpi. Deve stare molto attento perché gli inglesi sono dei duri, sono dei guerrieri. E Leonard Bundo ha un'arma in più confronto al suo avversario che ci ha fatto intravedere in questa prima ripresa, che l'uso di questo jab. Vedi, lui sa usare anche il jab, al contrario del suo avversario che invece cerca solamente il match alla corta distanza. E poi guarda come ancora adesso continui a cambiare guardia. Ricordiamo che lui è un mancino, è partito all'inizio in guardia mancina, poi dopo tre colpi si è rimesso di nuovo invece col sinistro avanti, quasi a disorientare il suo avversario, quasi a non volergli dare punti di riferimento. Continua a colpire col sinistro, poi serie, e poi guardate come esce subito. No, ha una grande velocità di esecuzione e poi molto attento anche in difesa. Guarda che bel montante al corpo che ha messo. Bravissimo, prova a rispondere con lo stesso montante al corpo anche Lippardi, che vedi, però insomma mi sembra un po' frastornato in questo inizio. La differenza di velocità di braccia tra i due, è un Leonard che ha molta più velocità di esecuzione. E poi hai visto ancora adesso come ha visto partire il colpo del suo avversario, si è spostato, lo ha mandato fuori bersaglio e subito gli ha piantato altri due colpi addosso. Io ti posso dire che il Leonard Bundo che sto vedendo stasera è il migliore in assoluto che ho visto sul ring. Guarda come fa venire avanti il suo avversario, gli mette davanti il destro, vediamo, ancora, serie per lui, poi gli sguscia fuori, stavolta è Bundo a sorridere, ma pronto a riaccorciare le distanze e colpire nuovamente il suo avversario. Ricordiamo che comunque non è da sottovalutare Lippardi, perché al suo attivo ha 20 vittorie, di cui 13 per KO. Comunque sta attaccando molto bene, sta gestendo molto bene anche questa seconda ripresa, però ricordiamo, non sottovalutiamo Lippardi, perché comunque se ha fatto 13 KO, bellissima anche questa serie, se ha fatto 13 KO vuol dire insomma che nel destro di forza, di potenza ce n'è. È un avversario vero, un avversario che si va a giocare in casa il titolo europeo, ma Bundo lo sa, è un campione, è al suo... Questo è il suo ottavo match per il titolo europeo, un uomo di grande esperienza e che ha trovato a Firenze, dove vive nel suo maestro Boncinelli, le chiavi vincenti per una prestigiosa carriera. E poi ricordiamo che Leonardo ha ottenuto con Jakewitz la sua insomma vittoria forse più bella e significativa, tu l'hai vista, l'hai seguita a bordo ring. Adesso c'è un altro capitolo importante della sua carriera su questa strada europea, fuori misura ancora! Bellissima questa serie! Bravo Bundo, bravissimo, e ancora due mani! Vi dicevo, altra sfida europea finora punteggiata da KO. 3 KO per Bundo negli ultimi 4 incontri. Stavolta è volato in Inghilterra, vuole affrontare un pugile locale. È partito nella prima ripresa senza paura, un incontro cominciato. Attenzione, c'è un taglio. C'è un taglio. Brutto taglio sotto la piccata sopraccigliare, proprio alla palpebra. È un taglio lungo. E ne ha presi tanti di colpi, ne ha presi veramente tanti Lippardi. Sentiamo cosa gli dicono. Niente, cercano di medicargli la ferita. Che insomma, rivediamo qualche passaggio. Guarda, che vi farà capire, insomma, la superiorità di Bundo. Guardate, serie a due mani, qui non riesce a mettere nemmeno un colpo preciso, però guardate
come gli dà questa sbracciata, cerca di rispondere come può Lippardi, assolutamente frastornato, e questo è il momento in cui proprio si apre la ferita. Ancora un ghigno da parte sua, quasi un ruggito che segue a quelle smorfie di Scherlo nel corso della prima o seconda ripresa, che però hanno avuto come unico risultato quello, come dire, di infittire ancora di più la serie di colpi che Bundu ha portato al suo avversario. Naturalmente adesso quello diventerà uno dei bersagli per Bundu, che avrà ancora un vantaggio psicologico in più, quello di sapere che il suo avversario non solo è indietro nel punteggio, ma ha una difficoltà in più, quella ferita aperta, e continua con questi scambi, colpisce, poi si allontana. Quindi è quello che ha di bello Leonard Bundu stasera, e che ha questa grande velocità di esecuzione, ma è molto bravo in fase di rimessa, esce bene dai colpi, non si ferma mai sull'azione, è quello che sta facendo, dimostra un grande valore tecnico. Che spettacolo, e vedete come continui a cambiare guardia, adesso un colpo lo prende, ma guardate, gliene mette uno, due, poi ancora il sinistro, con la spalla si appoggia l'avversario e poi si allontana, come dire, adesso, da adesso voglio cominciare a rischiare. Bello un po' meno, che siamo bellissimo, destro e sinistro al corpo, doppia sempre i colpi come piace a te. Ale? Ma a me ha sempre insegnato che per essere un pugile di buon livello devi portare minimo tre colpi. E quello che cerchi di insegnare anche alla tua Simona Galassi, ancora un destro che arriva a bersaglio. Beh, dobbiamo dire che anche in questa prima parte di round è piuttosto severa la punizione che sta subendo Lippardi, si difende come può, mette qualche colpo al corpo che però mi sembra non stia producendo grossi effetti. No, ma è bravo il Bundu con i gomiti, con i guantoni a proteggersi e a bloccare l'azione di Lippardi. Sta dimostrando il miglior incontro della carriera Bundu, anche perché è fatto in un contesto all'estero dove le difese precedenti le aveva sempre fatte in Italia, e invece sta dimostrando di essere anche a livello caratteriale un pugile di livello mondiale. Spiegami invece, come dire, psicologicamente, questi continui ghigni, questi sorrisi che cerca di buttare Lippardi quando subisce i colpi di Bundu. Ma lui vuole dimostrare di non sentire, che non sente. I colpi, invece dà il segnale contrario all'avversario. Che montante che è arrivato ancora due mani! Che incontro che sta facendo Bundu dall'inizio, ha cominciato a martellare il suo avversario, un avversario che avanza, adesso un colpo l'ha preso, nulla di grave però, e guardate ancora, tre colpi ogni volta, uno, due e tre, grande maestria, grande velocità, grande controllo, adesso l'ha preso però. No, deve continuare a sfruttare la sua velocità e non dare confidenza mai a Pardi, perché è un guerriero. Sei d'accordo, quindi due colpi e poi sgusciare fuori come sta facendo adesso? Due, tre colpi, vedi, e via, e muovere le gambe come sta facendo. Facendo così fa un match in scioltezza, e anche questa ripresa l'ha vinta Leonard Bundu, secondo il mio parere. Continua a sfidarlo, hai visto, anche alla fine della ripresa gli ha detto qualche cosa, naturalmente non siamo riusciti a comprendere cosa gli abbia riferito, ma insomma un urlo di sfida, mentre immediatamente all'angolo cercano di contenere insomma la ferita, spesso per cercare di non far uscire sangue. C'è un po' una miscela tra unguenti, vaselina e anche un po' di adrenalina. Adrenalina è l'unica, è l'adrenalina l'un per mille che puoi portare all'angolo, però tante volte porti anche dei prodotti che non potresti portare per cercare di bloccare il sangue. Diciamo che l'adrenalina ha funzione di vasocostrizione, no? Per cui insomma quando i vasi tendono a chiudersi, sì, ecco che l'emorragia, però, piccolo grande che sia, l'adrenalina un per mille in certi tagli certamente non ferma la ferita. Ecco, diciamo che tra le righe hai detto che probabilmente qualcuno potrebbe anche metterla in proporzioni un po' diverse, magari anziché all'uno magari qualcosina in più. Va bene, penso che nessuno in quei frangenti vada a controllare sempre prodotti, capiti, innocui, che servono assolutamente il sangue, perché dopo vai a fare il controllo antidoping e quindi non puoi mettere sostanze proibite. È solo per limitare. Comunque all'angolo è consentito solo l'uso della vasellina e dell'adrenalina all'un per mille.
Quanto si sente il dolore con un taglio del genere? Ma guarda, io ho combattuto con dei grandi tagli sopra le sopracciglia, le zigoma. In quel momento non senti il dolore, sei talmente concentrato su quello che stai facendo che passi sopra tutto. Non lo avverti, non lo non senti. Lo avverti. E te ne accorgi quando vai negli spogliatoi, che casomai all'angolo ti ha detto non ti preoccupare che non è niente, e invece ti trovi dei grandi spacchi al viso. Però te ne accorgi dopo, sul momento non hai tempo tempo di pensare. E sul tuo occhio, insomma, qualche taglio tipo quello di Pardi c'è stato. Ancora due mani, ancora il sorriso di Pardi, io direi sorriso assolutamente, assolutamente amaro per lui, e continua la serie a due mani invece di Bundu, che sta facendo un combattimento molto bello. E credo che rispetto alla prima e forse anche alla seconda difesa, correggimi se sbaglio, tatticamente sia più orientato Bundu a colpire e sgusciar fuori, colpire, certo, e sgusciar fuori. È un Bundu che è completamente migliorato rispetto al primo europeo che fece contro Daniele Petrucci. Stiamo parlando del 2011, no? Il titolo gli ha dato sicurezza e Leonard Bundu sta dimostrando che come il vino, invecchiando migliora. Hai ragione. Diciamo che ormai è da due anni che è campione europeo, ha difeso quattro volte il titolo, lo ha conquistato contro Petrucci, poi lo ha difeso contro Moscatiello, poi lo ha difeso l'anno scorso contro Castellucci, poi contro El Massoudi. Quest'anno ad aprile contro Jakevic, un incontro molto bello. Ancora, bellissimo, guardate, lui dice montante. Non sento niente, no, invece ho sentito questo montante al corpo. Montante al fegato, precisissimo, continua a dire non lo sento e va bene. Lui continua a dire non lo sento e Bundu dice vabbè, visto che non lo senti io continuo a bere. Vediamo, incontro però veramente molto molto bello che rispetta le attese, e soprattutto incontro molto molto bello da parte di Bundu. Noi ci sbilanciamo e diciamo che insomma le prime tre riprese sono state vinte dal nostro pugile. Certo, secondo il mio parere le ha vinte chiaramente, ma ancora bello, questo bellissimo montante sinistro. Stavolta non gliel'ha detto che non l'ha sentito. No, ma poi vedi Davide, quando il tuo avversario è bravo a mascherare l'effetto del colpo, ma tu non sei stupido, sai dove hai messo le mani, dove sei andato a segno, tu sai su di te l'effetto che fa, quindi immagina anche che effetto possa avere fatto al guarda alla ancora adesso lo sfida, gli ha tirato un primo colpo al corpo, lui gli ha detto no, gliene ha tirato un altro e lo ha guardato, guarda ancora adesso dice non sento niente, adesso sorride Bundu, sorride tornando all'angolo. Secondo te cosa gli consiglierà a questo punto il suo maestro Alessandro Boncinelli? Sentiamo. Anzi, se riusciamo lo sentiamo. Microfono. Sentiamo. No, vanno all'angolo dell'inglese. Torniamo sempre all'angolo dell'inglese. No, ma Boncinelli è un maestro che dà grande serenità, grande tranquillità. Bundu sta facendo il match che deve fare, l'ha preso in velocità, gli sta dando ritmo, non si ferma sui colpi, deve continuare a fare quello. Sentiamo? Lui soffre. Lui soffre il ritmo. Lui soffre il ritmo, gli ha detto. Certo, deve tenere il ritmo alto perché ha una velocità che è due volte maggiore quella di Bundu rispetto a Pardi. E certo che Pardi è l'avversario ideale per far fare un figurone a Bundu. Perché? Perché accetta il combattimento, va alla ricerca sempre dell'avversario e Bundu con la sua velocità e con la sua scelta di tempo riesce a mettere a segno tantissimi colpi e a evidenziare le sue grandi doti tecniche. Senti, il colpo che vedo spesso va a cercare Pardi è proprio il montante sinistro al fegato, lo ha portato più volte e ancora adesso. Vedi come il gomito destro di Bundu blocca l'azione d'attacco di Pardi. Per cui lui tenta il colpo, diciamo che 9 volte su 10 Bundu lo vede arrivare. Lo vede arrivare, lo blocca con il gomito e tante volte è molto bravo a incrociarlo con, a sua volta con l'altro montante. Che bell'incontro comunque che sta facendo Bundu, No, no, te l'ho detto. Incrociamo le dita secondo perché il mio parere è il miglior Bundu di sempre. Ricordiamo bellissimo questo diretto destro. Ancora, adesso è Bundu che sorride. Adesso è arrivato a segno, Bundu lo sa e vedi che ha alzato il ritmo. Mamma mia, ancora che scambio sinistro. Ancora lui incita, come dire, picchia, va bene, tra poco lo riaccontenterà Bundu. Ma lo scambio di prima è stato bellissimo. Lo ha mandato completamente a colpire le mosche e poi gli ha piantato un destro veramente straordinario. Poi ha ridoppiato con
montante sinistro, adesso lo porta alle corde, sguscia fuori, lo invita Pardi a colpire, vedete ancora col sinistro cerca il fegato di Bundu, ma nulla da fare, si stancherà forse Bundu, ma si stanca continuando a colpire duramente il suo avversario. E dobbiamo dire che il vantaggio di Bundu anche in questa quinta ripresa, bellissimo, è schivato e incrociato. Sì, si stancherà Bundu di picchiare, ma io penso che si stancherà più Pardi di prenderle. Era quello che volevo dire. E dobbiamo dire che tanto pubblico questa sera, ma io credo che qui Alex e l'Arena di Londra, tutto questo pubblico, credo anche il pubblico che si sta seguendo su Italia 2, si sta divertendo, perché questo europeo ci sta mostrando un incontro veramente di altissimo, altissimo livello, e ci sta mostrando un pugile italiano che sta combattendo veramente in maniera straordinaria e sta difendendo la sua meritatissima corona di campione europeo dei pesi welter. 5 riprese di 12, 5 riprese, una più bella e spettacolare dell'altra, si sono scambiati un'infinità bravissimo di colpi ancora. Mamma mia, grande tecnica, grande velocità e, consentimelo, anche grande eleganza da parte di Bundu. No, ma poi quello che è impressionante di Bundu, quello che sta dimostrando stasera, è la grande serenità che ha, che è l'arma del campione. Il Bundu in questo momento sta dimostrando di valere anche una salsa al titolo mondiale. Di sicuro, se combatte così se la merita. E adesso però c'è da difendere fino in fondo. Beh, arriva un destraccio da parte di Pardi, ma è pronto a schivare, è pronto a schivare. Guardate Pardi, ma perché continua a provocare in questa maniera? Sta subendo ripresa dopo ripresa di colpi, gliene sono già arrivati tanti. Una ripresa, due riprese, capisco, ma perché alla fine di ogni round continui a provocare così? Cosa cerca di fare? È il pugilato, è anche una guerra psicologica, sta andando a cercare di irritare Leonard Bundu, che dall'altro campo ha una grandissima serenità, sta dimostrando di essere pugilisticamente superiore al suo avversario, e con le doti della tecnica, della velocità, della classe sta dominando questo combattimento, e certamente non si farà irritare dalle provocazioni di vediamo di qualche scambio. Guardate qui, a due mani, guardate sinistro, destro, poi ancora il destro, e guardate qui lo sguardo di sfida di Pardi, che cosa vorrà sfidare dopo tutti questi colpi che ha preso, proprio non si sa. Io credo che più con lo sguardo dovrebbe cercare di rispondere con i colpi, però se si diverte così, beh, meglio per il nostro pugile, no? Sì, sì, ma visto come Leonard Bundu non ha indietreggiato di un secondo, di un attimo, e anche lui ha piantato gli occhi in faccia per dire bene, adesso ricomincia la ripresa, ricominciamo ricominciamo come prima, io ti colpisco, poi sguscio fuori, perché ricordiamo che comunque Pardi, non dimentichiamolo, a 13 capozzo attivo di incontro, bellissimo, molto bello questo colpo, incontro di Leonard Bundu. Adesso ne prende uno, ma indietreggia più che altro per la spinta, certo, che ha preso, e ancora quel sinistro velenoso di Pardi che continua come obiettivo a colpire il fegato di Bundu, bravissimo a sgusciare. Beh, dobbiamo dire che però bellissimo ancora questo montante che arriva, ragazzi, ma comunque incassa di brutto, Pardi, eh? No, Pardi si è dimostrato il tipico pugile inglese, dotato di cuore, di coraggio, di che per batterli bisogna buttare oltre la tecnica anche anima e corpo. Lo sta facendo benissimo Leonard Bundu, e speriamo che continui su questo ritmo, perché è bellissimo ancora questo diretto di Bundu. Ancora che belli. Attenzione, adesso è arrivato un gancio destro, ce l'ha fatta, quello che vi dicevo. Attenzione, perché comunque nel gancio destro Pardi ha una grandissima arma. Accetta in questo frangente il combattimento ravvicinato. E lui dice di no. Dice di no, ma invece l'ha sentito. Montante precisissimo al fegato da parte di Bundu. Quello che è stato finora l'obiettivo privilegiato da parte di Pardi ha avuto una immediata risposta anche da parte di Bundu, avete visto, combinazione alta, poi precisissimo quel sinistro a cercare il fegato di Pardi, un Pardi che nonostante i colpi presi continua ad avanzare, e dobbiamo dire grande tecnica, grande superiorità pugilistica da parte di Bundu, però psicologicamente continuare a vedere un avversario che nonostante i colpi che continua a prendere continua ad avanzare, continua a spingerti contro le corde, beh, insomma, psicologicamente non è facile, è un match molto dispendioso dal punto di vista psicologico.
perché quando metti a segno tanti colpi come sta mettendo Bundu, anche precisi, e l'avversario continua a avanzare, ti può creare dei problemi dal punto di vista mentale. E anche dal punto di vista mentale, vedere che tu continui a mettere a segno i colpi, e colpi pesanti, e il tuo avversario è lì, che continua a venirti addosso e sembra non sentirli, come ti fa reagire? Guarda che avrà messi una quantità incredibile. Leonard anticipa l'avversario, vedi? Deve continuare a fare questo combattimento qua, di muovere le gambe dopo che ha picchiato e non accettare lo scambio con parti, sì, perché è sempre pericoloso. E adesso sta rischiando un po', eh. Avete visto? Accetta il combattimento. Adesso mette un bel montante al corpo. Ma risponde bene Bundu. Risponde molto molto bene Bundu. Il rischio è questo, accettare il combattimento così alla corta distanza. È un vantaggio per parti. Guardate, ancora sguardo cattivo, ne prende altre due e sorride, come dire, non sento i colpi. Questa ripresa è sicuramente la migliore ripresa che ha fatto il pugile inglese, Pardi, secondo il mio parere. Pardi, la segniamo a lui o la segniamo pari? In casa, di solito i giudici danno la preferenza uno all'altro, assegniamo la Pardi. La segniamo a Pardi, va bene. Ah, eccolo qua. Questo è il cartellino di un ex campione del mondo del pugile inglese. Lì c'era una sorta di parità quasi, no? Abbiamo visto due riprese per Bundu, due riprese per Pardi. Eccolo qui, questo è il gancio destro che ha messo a segno in precedenza. Riguardiamolo insieme, Alessandro. Guarda, ecco, questo arriva. Questo è stato un bel gancio destro. E vi dicevo, questo è il pericolo che non deve correre Bundu. Bundu ha fatto una quarta e una quinta ripresa splendide. Colpiva il suo avversario, serie a due mani, e poi sgusciava. In questa sesta ripresa invece ha voluto tentare il combattimento alla brevissima distanza contro uno che vuole quel tipo di combattimento. Certo, alla corta distanza è il match che predilige l'inglese. Bundu adesso dovrebbe, secondo il mio parere, tornare a fare quello che faceva prima. Fare un match alla lunga distanza, usare la velocità delle sue braccia, usare il jab di sbarramento, portare due o tre colpi, uscire subito dalla traiettoria dell'avversario e muoversi in continuazione a destra e a sinistra per il ring. È un po' dispendioso dal punto di vista fisico, ma naturalmente ti sottrae al rischio di quel destraccio di Pardi che abbiamo visto in precedenza arrivare. Quando arriva fa male. È un po' segnato, abbiamo visto anche l'occhio destro di Bundu, mentre insomma sembra che l'intervento all'angolo da parte dei Cartman dell'inglese insomma abbiano prodotto buoni effetti, perché il sanguinamento su quel taglio che ha subito l'inglese è assolutamente sotto controllo, mentre vedete insomma il segno chiaro. Bellissimo questo adesso, bellissimo di Leonard Bundu. Però toglimi una curiosità: sono i colpi di Bundu che non riescono ad andare a segno al massimo della potenza, o è questo Pardi che è un incassatore straordinario? Pardi sicuramente incassa le canonate. Bundu non ha il pugno che fulmina. È molto bravo quando porta il montante al corpo, perché ancora non è riuscito a mettere con la precisione e con l'efficacia dovuta. Comunque è un ragazzo Pardi molto forte dal punto di vista fisico. Preme in continuazione, combatte in casa e sta buttando sul ring il 100%. Io tornerei su quella tua battuta: Pardi assorbe anche le cannonate, perché di cannonate gliene ha messe almeno 7-8 violentissime al volto, e Pardi le ha prese, le ha accusate, ma è ancora lì con quel suo ghigno a dire: colpiscimi e io non sento niente. Naturalmente li sente, ma riesce, ha una capacità di assorbire quei colpi veramente incredibile l'inglese. Adesso mette a segno un colpo, poi è il combattimento che deve fare Bundu: colpire e sgusciare fuori, colpire e sgusciare destro, fuori. Si è fermato sull'azione dell'avversario, ha preso un diretto destro. Non deve fermarsi a scambiare i colpi Leonard, deve continuare a fare il pugilato in velocità. Colpire e andare via, colpire e andare via, come faceva un grande dei pesi massimi tanto tempo fa, no? Un certo Muhammad Ali. Ed eccolo qua. Allora ritorniamo su Bundu. Bello, bravissimo, montante sinistro al mento. È certo che psicologicamente non è facile, colpisci l'avversario ed è sempre lì, ti guarda, torna in avanti, si chiude con quei guantoni che bello, più volte questo gancio destro di Bundu. Più volte Bundu glieli ha aperti quei guantoni, però adesso sta tornando a fare quello che faceva prima, colpire e poi andare via. Adesso lo colpisce al corpo e guarda come Pardi cerchi sempre di sorprendere.
Attenzione, questo no però. Ha gong, dopo il gong. Gong, gliene ha sparati scorre. Altri due, poi ha fatto anche un Udisker. Certo che non è. No. Non si rende simpatico, no. Pardi. No. Combatte in casa. E sentiamo l'angolo di. Dai, sentiamo. Sentiamo Boncinelli cosa gli dice. Niente. C'è molta tranquillità all'angolo, però questo gancio è andato a segno. Sì. Ve lo dicevo, dalla corta distanza diventa. E qui. Montante al bello, corpo. Montante al corpo, risponde subito Bundu, ma è stato bravo Pardi a mettergli davanti il gomito. E questo è il finale della ripresa, con due colpi dopo il gong. Brutto anche il comportamento dell'angolo, che dopo la scorrettezza del proprio pugile, anziché insomma magari guardarlo, non dico redarguirlo, ma almeno rimanere seri, anzi ridevano anche loro quasi compiaciuti della prodezza del loro pugile. E si comincia adesso e siamo all'ottava ripresa. La ripresa precedente l'hai assegnata all'inglese. Bundu ha portato più colpi nella ripresa precedente, ma Pardi è andato a segno con dei colpi efficaci, colpi precisi. Nel professionismo quel che conta è l'efficacia del colpo, non la quantità. Quindi dici più efficace Pardi nella settima ripresa. Siamo all'ottava ripresa, guardate il ghigno, guardate la grande grinta di Pardi, che nonostante il numero infinito di colpi che abbia dovuto subire ancora lì. Mi sembra però ancora molto fresco, ancora molto reattivo. Bundu bravissimo nello schivare il colpo, tornare avanti, deve fare così. È quello che il Messico deve fare, questo. Eccolo qua. Deve portare due o tre colpi e muovere, non accettare lo scambio, perché altrimenti diventa pericoloso. Qual è la differenza, secondo te, tecnica tra i due pugili? È la velocità delle braccia di Leonard e la mobilità delle gambe. Bello questo gancio che ha scosso Pardi, che però è molto forte fisicamente ancora. Vedi, lui porta una gran quantità di colpi, Bundu a segno, bravissimo. Mamma mia, adesso è Bundu che sorride e dice vabbè, oh, se ti diverti io ricomincio come prima. Però deve andare via, vai via di lì. Evitati i colpi oscillando sul tronco. Vai via di lì e non accettare, bravissimo. Però veramente, oh, digerisce anche le cannonate questo inglese. Sono così, i pugili inglesi sono così. Bellissimo questo montante corto che è andato a segno. E sta tornando veramente a fare il combattimento adesso, che deve fare. Ha un destro parziale di Pardi, è andato a segno. Deve continuare a muovere le gambe. Bravissimo, adesso è Bundu adesso a sorridere. È Bundu a sorridere, ha capito che deve ricominciare a muoversi attorno al suo avversario, mandarlo fuori misura e poi colpirlo. Se assorbi i colpi bene, continueremo così fino alla fine. Attenzione Leo, togliti bravo, di lì. Bravo, bravissimo. Bravo. Mandalo fuori misura, giragli intorno. 50 secondi alla fine di questo ottavo round, un ottavo round finora gestito alla perfezione da parte di Bundu. Bundu ha accettato nel corso della sesta e settima ripresa di combattere a corta distanza con un avversario temibilissimo. Bello questo gancio d'incontro. Questo è il combattimento che deve fare, certo. Alessandro, questo è il combattimento. Colpirlo, mandarlo fuori misura. Adesso è ancora più lento il suo avversario rispetto alle prime riprese, quindi prevedibile la terza volta che lo manda completamente fuori bersaglio. Beh, a colpire le mosche. Quando è contro le corde muove la cintura, oscilla e non dà bersaglio, quello che deve fare. E riesce a prevedere le mosse del suo avversario, lo vede partire, sorride, adesso non deve rischiare così. Pochissimi secondi alla fine di questa ottava ripresa, direi gestita molto molto bene. Bellissima da parte ripresa di Bundu, e stavolta è Bundu a guardare il suo avversario con il sorriso dipinto sul volto e negli occhi, come dire, amico, abbiamo rimesso le cose a posto. È così, Alessandro? Ha fatto una bellissima ripresa dopo due riprese in cui l'inglese, secondo il mio parere, aveva preso leggermente il sopravvento, e Bundu è ritornato a fare il pugilato che deve fare, di movimento. Molto bravo quando va contro le corde muovendo la cintura, non facendo, vedi, guarda come incrocia i colpi. Guarda qua, quando io vi dico questo digerisce anche le cannonate. Avete visto, in ogni incontro gli ha piantato almeno 6-7 colpi di questa potenza, 6-7 colpi come quelli che abbiamo visto in slow motion. Guarda Davide ancora lì, mi sembra che cominci a ridere un po' meno però, eh. Certo, il match è molto. Sentiamo. Guarda. Ci dai credere?
ci devi credere, mi sembra che abbia detto Bonciniello. Ci devi credere. Comunque è un match che Bundo si sta aggiudicando i punti, però deve stare molto attento, non concedere nessun piccolo vantaggio all'inglese, perché combattiamo a Londra e il fattore campo si sa che può fare la differenza. Purtroppo è un grande problema del pugilato, che i verdetti casalinghi, quando i match finiscono vicini, e un attimo girare il verdetto. Cioè tu dici, quando si gioca in casa dell'avversario bisogna vincere molto nettamente, molto chiaramente. Beh, qui ha iniziato in maniera molto spavalta adesso Bundo, avete visto, gli ha fatto anche un e adesso, mamma mia, che bella serie, che bella serie, che bel sostegno, spinto, che spinto, bella serie conta. Qui l'ha spinto, non conta l'arbitro. Beh, però al di là della spinta, due mani, ma veramente spettacolare, certo, grande Bundo, grande. Vedi come è stato bravo Bonciniello, anche lui dal punto di vista psicologico è andato a scuotere delle corde interne morali del pugile, e Bundo ha cominciato questa ripresa, mamma mia, benissimo, bravissimo, grande velocità, grande mobilità, dimostra la nona ripresa ancora una freschezza atletica notevolissima, gira attorno al suo avversario a sorriso da subito, come dire, ehi, siamo alla nona ripresa, so di essere in vantaggio, ma so a questo punto di poter combattere ancora la grande. Dall'angolo Bonciniello, scusate, mi ha detto che ci devo credere. Beh, sta dimostrando di crederci. Bravo, e alla grande, guardate, lo manda ancora fuori misura, poi ancora il suo sinistro, continua ad avanzare lì Pardi, trova ancora quattro colpi uno dopo l'altro che gli sbarrano la strada, tenta Pardi ancora, prima il colpo al corpo, poi cerca il volto, ma è bravissimo Bundo a proteggersi e a ritornare all'attacco, e soprattutto a ristabilire la distanza che lui vuole. Certo, lui deve combattere alla lunga distanza, alla media, alla lunga distanza, non andare al lavoro alla corta distanza che favorirebbe l'inglese. E si riprende, è ancora Bundu che sguscia via, guardate, ha capito qual è il combattimento da fare, ha capito i rischi che ha corso nel corso di due riprese nelle quali montante d'incontro stretto che è andato a segno l'appuntamento di Pardi, nel quali ha rischiato veramente di portare l'incontro nella direzione voluta dall'inglese, un inglese che quando le distanze si accorciano diventa veramente veramente temibile, deve colpire, sgusciare fuori, girare intorno, mantenere le distanze, mentre comincia un po' a chiudersi l'occhio sinistro da parte di Bundu, segno evidente che insomma qualche colpo duro l'inglese lo ha portato. Guardate, torna avanti, ancora dopo il gong, ancora, allora è un vizio, basta. Ancora dopo il gong, già due riprese fa ha portato dei colpi suono del gong l'inglese. Comunque è una ripresa che secondo il mio parere Bundu ha iniziato molto bene e l'ha condotta per quasi tutta la durata dei tre minuti, è uscito nel finale un po' l'inglese, ma è una ripresa che Leonard Bundu secondo il mio parere si aggiudica. Sentiamo. E qui cercano di vediamo un po' qualche scambio. Guarda, ancora il montante, stupendo montante, poi doppiato col destro, non va a segno a piena potenza, però ci dà la dimensione di quanti colpi Bundu abbia portato al suo avversario. Questo il sinistro dopo il gong è un vizio che non c'è. Sentiamo. Niente, second zone. Comunque grande tranquillità all'angolo di Leonard Bundu. Hai visto anche l'immagine al rallentatore della regia inglese? Sì. E i colpi migliori li sta portando Leonard Bundu. Anche se veramente è un incassatore questo Pardi, veramente straordinario, è un incassatore. Questi sono Jim Watts scorecard, vediamo. A tre punti avanti Bundu, io ne ho un po' di più. Ne ho cinque sul mio cartellino in questo momento per Leonard Bundu. Bastano secondo te con no, deve continuare di Londra? No, deve continuare a fare bravissimo, il suo pugilato. Bravissimo. Beh, io direi che dal punto di vista tecnico non c'è stato paragone finora per capacità pugilistica, per il numero di colpi portati e per attenzione. Bello questo 1-2 in velocità. Mamma mia, continua ad avanzare Pardi, ma insomma l'incontro è sempre
nella direzione del nostro Bundu, che colpisce e colpisce ancora. E siamo alla decima ripresa. Tre riprese sono tantissime. Bravo, bravo, Leonard, e sorride lui, e sorride lui stavolta. Molto fresco anche dal punto di vista atletico, è stato un match molto dispendioso dal punto di vista fisico. Anche se mi sembra ancora molto molto brillante, saltella, guardate come saltella. Bello questo diretto destro di incontro di Leonard Bundu. Come gira attorno al suo avversario. Bellissimo, gancio corto, ancora! Ancora e digerisce le cannonate questo non Pardi. Fa una piega Pardi. Mamma mia, digerisce le cannonate. Ancora lucidissimo, avete visto con che brillantezza abbia schivato quei due colpi di Pardi. Segno evidente di come sia arrivato ancora fresco e lucido a questa decima ripresa Bundu in un incontro che non ha avuto, amici sportivi, un secondo di pausa. Bello, nemmeno gancio destro, nemmeno dopo il primo gong. Hanno cominciato a scambiarsi colpi due secondi dopo il primo gong e sono ancora lì. Non deve rischiare così Bundu, bravissimo, colpisce e vai via. Bravo Leo, bravissimo Leo, continua a girare prima da una parte poi dall'altra, continua ad avanzare Pardi, che ha ingoiato una mole di colpi veramente incredibile. Avrebbe buttato giù un muro Bundu con tutti i colpi che gli ha tirato. È un match molto spettacolare, molto televisivo anche a livello spettacolare, per un inglese che avanza in continuazione. È un Bundu che, muovendosi a destra, a sinistra, schivando, rientra, sta facendo vedere veramente tutto il repertorio che deve avere un pugile di livello internazionale. Beh, adesso se alla fine di questa ripresa Pardi gli dà un altro colpo dopo il gong, beh, credo che bello questo montante sotto. Ancora poi, ancora, e mi sa che stavolta un po' l'ha sentito Pardi, l'ha sentito, grande combinazione da parte di Bundu, grandissima ripresa che assegniamo assolutamente al nostro pugile. Sentiamo cosa gli dicono, stavolta è l'angolo di Pardi. E adesso gli danno anche due schiaffetti, siccome non ne ha presi già abbastanza. Mi sembra decisamente più provato. Rivediamo qualche scambio, guardate. Ancora. Sinistro nettissimo, poi il destro colpisce prima la spalla. Ancora, e poi guardate questo montaggio, mamma corto. Mia, di, ancora, di incontro gancio. E poi un altro. Pensate la mole bellissimo. Di colpi che ha preso Pardi ed è ancora lì ad avanzare. In questa immagine c'è tutto il filmato del combattimento. Con un Pardi che avanza e con un Bundu che lo incontra con colpi precisi, nitidi, che vanno a segno. Stiamo arrivando guardate su qua. Queste due riprese finali che, secondo il mio parere, anche se le dovesse vincere l'inglese, non possono girare il verdetto. E secondo me ha un divario molto ampio. Come punteggio tu dici? Punteggio Leonard Bundu. Però continua a fare il suo lavoro e a dimostrare che è lui il degno campione d'Europa. E qui evidentemente Pardi sa di essere in svantaggio. Come abbiamo detto prima, come deve essere la conduzione dell'incontro in questo finale? Secondo me Pardi tenterà il tutto per tutto, tenterà il colpaccio per provare a buttare giù Bundu. Bundu io credo non debba accettare lo scambio a corta distanza e debba fare quello che ha fatto nell'ottava, nella nona e nella decima ripresa. Vedi il temperamento di Bundu che anche in questa ripresa va sul piano della battaglia con l'inglese. Fa bene secondo te o sta correndo troppi rischi? No, cos'è successo? Deve sistemare quel cerotto. Fa bene perché Leonard Bundu sta dimostrando di essere un grande campione, è un campione, gli devi permettere di fare quello che si sente. Cioè di prendere anche qualche piccolo rischio. Se lui si sente di accettare lo scambio è perché si sente in grado di anticiparlo e di fare quel tipo di combattimento. È un Bundu che, ti ho detto, quello che mi sta impressionando stasera è la sua grande maturità e la sua grande serenità. E ricordiamo che... Il buon Pardi arriva prima del combattimento contro Devon Alexander, dove aveva perso, arriva da 4 vittorie per KO tecnico. Sì, e sì. Questo la dice lunga sulla temibilità del suo destro, sulla temibilità di quei colpi che spara dalla corta distanza. E qui dobbiamo veramente stare attenti in questo finale. Naturalmente grande bravo, generosità, bravo, grande bravo. Talento e voglia di primeggiare da parte di Bundu.
senza, io direi, prendere eccessivi rischi, visto il vantaggio che finora ha accumulato. Ma non li prende, non li prendi i rischi. È un pugile che sta dimostrando grande intelligenza, grande serenità, è un cavallo di razza, è un cavallo di razza, non gli puoi mettere e tenerlo stretto per le briglie, lo devi lasciare sciolto e fargli fare quello che si sente di fare sopra il ring. Eccolo ancora qua, bellissimo questo scambio, bellissimo. Questo veramente è da lezione scuola di pugilato. Box. Beh, uno l'ha preso però, uno l'ha preso, vedi i rischi. Alla corta distanza un colpo di Lippardi è arrivato. Ecco, qui deve ricominciare a combattere così. Colpirlo e sgusciare, colpirlo e sgusciare. Cerca ancora il colpo al fegato senza trovarlo. Pardi, ancora serie a due mani, come piacciono al nostro Alessandro Duran, ed è stato un po' il leitmotiv di tutto. Bellissimo! E quell'altro che gli dice non lo sento, dopo un secondo gli era già addosso. Certo che psicologicamente non è facile, colpisci il tuo avversario, lo colpisci in tutti i modi e te lo trovi sempre addosso. Beh, anche perché non è nelle caratteristiche di Bundo di fare un pugilato con movimento di gambe. Lui è un pugile che, essendo anche basso di statura, fa grande affidamento sulla sua stessa velocità. E stavolta l'ha preso, stavolta l'ha preso, attenzione, 12 secondi finali, dice ancora di no Pardi, dopo una vera e propria cannonata. Bravissimo, l'ha sentito. E un'altra ancora. Questo diretto destro l'ha messo in difficoltà. Pochi secondi, mi sa che il gol lo salva il gol, che ancora sinistro. Grandissimo finale di ripresa di Bundu, che se la giudica. Strepitoso questo finale, tre colpi di una potenza incredibile, e stravolta Pardi li aveva veramente sentiti. È arrivato il gol, lui ha detto di no, ma quei tre colpi uno dopo l'altro sono arrivati a segno. Io credo che qualche risultato lo abbiano prodotto nella resistenza di questo inglese, che veramente ha digerito le cannonate, ha digerito stasera tutto, e quei colpi finali li ha sentiti. Era un po' in difficoltà, comunque un grandissimo combattimento da parte di Leonard Bundo, che noi siamo felici di trasmettere e di commentarlo agli appassionati. Ah, certo, no, un grande incontro, veramente un grande. Adesso sarei curioso di sentire cosa gli dicono all'angolo. Devi fare una bella ripresa. Fa una bella ripresa, comunque grande tranquillità, grande serenità. Beh, un bellissimo finale, 12esima ripresa, in netto vantaggio sul nostro cartellino. Bundu, ricordiamo, siamo all'ultimo round di questo campionato europeo dei pesi welter, campione in carica Bundu, 11 riprese a comandare questo incontro contro un Pardi che veramente ha subito l'impossibile, una vera e propria lezione di box da parte di Bundu al suo avversario, un avversario tosto, un avversario tenace, un avversario che negli incontri precedenti, tranne l'ultimo dove ha subito KO, arrivava da ben 4 KO. Bellissima, ma non c'è stato nulla da fare contro un Bundu che veramente ha riempito di colpi tutto, ha messo a segno veramente un repertorio incredibile il nostro pugile, che ha cominciato a picchiare alla prima ripresa e ancora lì grande freschezza atletica. Gli hanno detto devi fare una bella ripresa, bello, e la sta facendo! Bellissimo! Va a segno ancora contro un Pardi che incredibilmente è ancora in piedi, ha ancora due mani! Bundu, grandissimo sinistro che arriva a segno, barcolla per qualche istante Pardi, ma è ancora in piedi, incredibile! Però vedi, il campione in queste fasi si esalta. Bundu potrebbe limitarsi a controllare il combattimento, invece in questo momento con l'esaltazione agonistica sta dando anche di più di quello che dovrebbe dare. Bellissimo, calcio sinistro che ha fatto traballare l'inglese. Tu dici grande generosità, oltre a una grande superiorità tecnica, grande stile, grande potenza contro un avversario che non ne vuole sapere di andar giù, nonostante i colpi freschi. Grandissimo calcio sinistro. Arriva un gancio
lancione bellissimo da parte di Bundu quando siamo entrati ormai nell'ultimo minuto di questo esaltante campionato europeo dominato dal nostro Leo Bundu. Dalla prima all'ultima ripresa, a due mani ancora. Questo è da lezione di box, amici sportivi. Un destraccio, poi un sinistro da parte di Lippardi, che secondo me non sa neanche più dov'è. E ancora con la sinistra Bundu! E questo l'ha sentito e adesso lo butta giù! Ha riso per tutto l'incontro, ma adesso è giù e viene contato 5, 6, secondo me vede ancora questa Excel Arena che gli gira intorno. L'arbitro gli ultimi secondi e vediamo se lo finisce, cioè, il destro, sinistro, il destro ancora e adesso lo butta giù, stop, finito. Capo tecnico a 5 secondi dalla fine, credo. Ci ha messo 12 riprese, ma alla fine ha piegato la resistenza di questo Pardi, che ha iniziato l'incontro ridendo, l'incontro dicendo non li sento i tuoi colpi, non mi fai male. Beh, ci sono volute 12 riprese, è stremato Bundu, è letteralmente stremato dalla serie di colpi che ha tirato e adesso va al suo angolo. Lo abbracciano, è emozionato, è contento, è sfinito, ma è un incontro assolutamente meritato ed è un incontro, amici sportivi, consentitevelo, meraviglioso. Quello che ha fatto Bundu questa sera è una vera e propria lezione di pugilato che ha impartito a casa sua Lippardi. Alessandro, questa è una vittoria che vale doppio, come hai detto tu, una grandissima vittoria prima del limite in Inghilterra a Londra. Non è cosa da tutti i giorni, entrerà nella storia del pugilato italiano questa grandissima prestazione di Leonor Bundu, che ha dimostrato non soltanto di essere un degnissimo campione d'Europa, ma un pugile che a 39 anni meriterebbe senz'altro l'occasione della vita, del titolo del mondo, di una sigla importante. Anche ora, anche oggi abbiamo avuto la dimostrazione che il pugilato italiano è vivo, che è un pugilato bistrattato ingiustamente, che gli uomini su cui puntare li abbiamo. Ci vuole il coraggio di trovare risorse economiche per aiutare questi ragazzi a portare avanti l'onore dello sport italiano, del pugilato italiano, perché sono ragazzi che fanno dei sacrifici enormi e che hanno dimostrato dal punto di vista atletico, dal punto di vista fisico, dal punto di vista del cuore, di trasmettere grandissime emozioni grande, al pubblico italiano. Grande incontro, e qui ci godiamo veramente gli slow motion, guardate che destro che arriva, qui bellissimo. Veramente si spegne la luce di Lippardi e pensate che di colpi così ne avrà presi una, come minimo una ventina nel corso dell'incontro. Sembrava veramente di vedere quei film di Rocky dove lui diceva non li sento, non li sento. La differenza è che quelli erano film, questa è la realtà di un incontro veramente dominato, guardate qui, dominato da Bundu dalla prima all'ultima ripresa. Guardate il contraccolpo che prende Lippardi, letteralmente spedito a 2 metri di distanza dal suo avversario dopo un incontro durissimo, terribile, un incontro vinto non meritatamente, strameritatamente da parte di Bundu. Era la sua quinta difesa del titolo europeo, una difesa assolutamente straordinaria. Alessandro, che ha seguito più volte Bundu, aveva iniziato fin da subito dicendo mi sembra veramente il miglior incontro finora da questo ragazzo, ricordiamo, di 39 anni, che ha le energie veramente di un ventenne e una capacità tecnica veramente straordinaria. Questa sera si è riconfermato per la quinta volta campione europeo, ma per quello che ci ha fatto vedere, io direi che una chance mondiale questo ragazzo se la merita veramente. Se la merita, tu sei stato campione del mondo e sai cosa vuol dire andare lì e giocarsi un titolo iridato. Se la merita tutto, vedi, noi te l'ho detto, in Italia ci piangiamo troppo addosso. Abbiamo dei campioni che meriterebbero molto di più. Bundu è campione d'Europa e da 2 anni, dal novembre del 2011, quindi sono più di 2 anni che mantiene questo titolo. Io penso che un campione d'Europa dove va? Lo portano, si vede che ha proprio dei problemi anche fisici. E dico che Bundu, dopo 2 anni che mantiene questo titolo, ha dimostrato oggi con questa prestazione sull'Indy Londra di meritare
ampiamente la salsa al titolo mondiale. Grande vittoria da parte di Bundu. Adesso Lipardi lo hanno portato via e siamo all'annuncio che è lui il vecchio e nuovo campione d'Europa. Sentiamo. 7 secondi prima della fine dell'ultima ripresa. Sentiamo il vincitore per KO tecnico. E ancora il campione europeo dei pesi welter, Leo Bundu. Grande serata, l'abbraccio con Alessandro Boncinelli e per lui una vittoria strameritata. Beh, dobbiamo dire, abbiamo sofferto sabato scorso, abbiamo sofferto con Fragomeni che non è riuscito a riportare in Italia il titolo mondiale, abbiamo sofferto con la Galassi che non ce l'ha fatta. Beh, questa sera abbiamo giuito per un grande incontro da parte di Leo Bundu, che vince e si riconferma campione.